Quali sono le priorità più urgenti per Europa e start-up? Ma diciamo che sono situazioni totalmente diverse una dall'altra. La Francia è già un mercato sviluppatissimo. La Germania, anche l'Inghilterra per l'eccellenza che ha soprattutto dalla finanza, moltissimo. Di fatto ci sono grossi sforzi anche da parte di paesi marginali, il Portogallo che sta ormai diventando un grosso hub innovativo per una serie di circostanze, quindi benefici fiscali sono importantissimi, non si possono non considerare. Investimento da parte dello Stato in struttura, infrastruttura è ciò che di fatto ha creato Silicon Valley, quindi anche in Europa ad essere fatto così. Per cui di fatto il paese più indietro in assoluto, ahimè, è l'Italia. Ma per motivi storici di mancanza di infrastruttura, arretratezza del sistema creditizio, mancanza di percezione e compressione dei rischi da parte di investitori. Ma siamo speranzosi, noi lo facciamo di mestiere da 15 anni, ci crediamo e continuiamo a investire. Come giudica lo sforzo dell'Unione Europea nei confronti di venture capital e start-up? Ma è una presenza assenza, direi. Il problema credo che abbia molto a che fare con lo strumento di cui può disporre la Commissione e l'Unione in generale, perché sono strumenti ovviamente pubblici, vincolati dalla destinazione, dalle politiche regionali che filtrano investimenti, eccetera, eccetera. Sicuramente l'Unione Europea potrebbe sviluppare dei programmi che facilitassero soprattutto i giovani imprenditori così a lanciare le loro imprese, programmi di grants, che sono molto frequenti in altri paesi, penso Israele o gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Però direi che in questo momento, quando noi parliamo di start-up che abbiano interesse per gli investitori, nessuno parla mai dell'Unione Europea.